Valdichiana, siamo qua per un'intervista molto speciale, una serata particolare alla Fiera della Pieve di Sinalunga. Siamo con Amrit e Basinder della comunità Sikh indiana di Sinalunga e vogliamo conoscerli un po' meglio, vogliamo capire un po' quali sono le relazioni con Sinalunga e con la Pieve di Sinalunga, proprio nel contesto della Fiera alla Pieve. La prima cosa che vorrei chiedervi è, quando parliamo di indiani Sikh, di chi stiamo parlando? Beh, allora, sì, la comunità Sikh è una religione e le persone infatti che fanno parte di questa religione si chiamano Sikh e la maggior parte di concentrazione è nella parte nord, la zona Punjab, la regione dell'India, e poi sono diffuse anche in altre parti dell'India. E noi siamo pochissimi, siamo 2%, non siamo tanti. E poi noi Sikh siamo tutti a Singh. E le parole sono due, Singh per i maschi e Kaur per le donne. E diciamo è una parola data dai nostri maestri, diciamo, per togliere la differenza che c'era fra le diverse comunità, diverse classi, diciamo. Quindi tutti i maschi che si chiamano Singh vuol dire che Singh vuol dire leone, che sono coraggiosi e che sono tutti uguali. E principessa sarebbe a significare Kaur, che è incluso nel nome delle donne, che sta a significare principessa, appunto, e significa che infatti tutte le ragazze sono uguali, quindi non c'è una distinzione in base alla casta o classe, siamo tutti uguali. Quando ti chiedono come mai siete tutti Singh, ma come mai siete parenti? Non siamo parenti, ma Singh è significato e questa cosa che è stato spiegato ora. Altra cosa che volevo chiedervi è che la vostra comunità qua a Sinalunga è molto nutrita e numerosa. Quanti siete state alla Pieve di Sinalunga? Sì, ma qui a Sinalunga siamo, ora fa conto, 20 anni fa c'erano, fa conto, una famiglia, due famiglie c'erano, che ora da 4-5 anni che qui ci sono tante famiglie che qui a Sinalunga, Guazzino e Betolle, e comune di Sinalunga saremo più di 100 famiglie. Tu Amrit da quanti anni sei qui a Sinalunga? Io avevo 12 anni quando sono venuto qui. E delle medie le ho fatte qui a Sinalunga Alta e niente, io avevo 2001 sono venuto in Italia. Invece cosa sei andato? Io dal 2008, ne avevo 15 anni quando sono venuto e poi dal 2008 siamo sempre stati qua a Sinalunga. Io uguale, infatti non ho fatto le medie, le ho fatte in India e le superiori invece le ho fatte qui. Invece mio babbo stava qui da Sinalunga da 97. E poi siamo venuti noi tramite, perché prima c'era mio babbo e poi siamo venuti noi. Lui la stessa cosa, infatti prima c'era il nostro padre qui, lui dagli anni 2000-2002 e poi siamo venuti nel 2008, siamo arrivati qua, io, mia mamma e mio fratello. Ecco, una cosa interessante che prendo spunto dalla vostra storia, avete fatto quindi le scuole a metà. Sì. Ecco, sì, un po' qua, sì, sì. E un po' là. E questo è curioso capire, cioè, che differenza avete visto nel modello di insegnamento. Sì, è stata una cosa curioso. Un po' difficile, perché i primi tempi, che quando vieni qui non parli la lingua, quindi... Come dicevo prima, è stata una cosa difficile perché te, quando arrivi qui, che uno ha 12-13 anni e vai a scuola, che non parli italiano, quindi i primi tempi è difficile, però ti dico una cosa, quelli ragazzi che c'erano con me a scuola sono stati bravi, che ti davano una mano anche se le cose non capivi e ti aiutavano, guarda, ti facevano, ti spiegavano tutto, non è che ti lasciavano da solo, e anche se non parli e stavano con te, e questa è una cosa stata bella. Io anche oggi quando le vedo al giro mi fermo sempre, che ci fa sempre due chiacchiere con loro e tutto qui, poi piano piano uno impara. Anche io non sapevo la lingua, però infatti i miei amici, i colleghi di classe sono stati bravissimi con me, infatti io li ricordo tutte le volte che vedo qualcuno, ci si saluta, se ne parla, e infatti è anche merito loro che infatti ho imparato la lingua per bene e ci siamo integrati, diciamo, per bene. Che dipende da tutte delle parti, infatti dalla voglia di una persona di integrarsi nella società e anche dalla parte delle altre persone, che infatti appunto in tutti i nostri casi, come ci hanno aiutato i nostri compagni in classe, sono stati bravissimi e infatti merito loro anche che abbiamo imparato per bene. Come vi state trovando? Ci sono delle difficoltà, delle cose che stanno andando meglio, altre cose peggio? Allora, l'integrazione diciamo che c'è, infatti siamo integrati bene, tutte le famiglie che ci sono qui si conoscono,
è vero, un po' di barriera alla lingua, le persone che non la sanno, quindi rimane un po' complicato, però le persone che sanno la lingua, ora i ragazzi che vanno alla scuola, quelli che sono nati qua, quindi sono, diciamo, sanno la cultura indiana, sanno la cultura italiana, e è sempre di più. E infatti questa è una cosa bella, ma magari potrebbero essere altre cose che si possono, diciamo, non migliorare, ma si possono fare altri sforzi per ancora più interazione, integrazione ancora più profonda. E poi anche quelli che non parlano italiano, che stanno imparando piano piano, che stanno imparando, non è che non vogliono imparare, e stanno impegnando per imparare la lingua. Comunque imparare una lingua diversa, infatti, sì. E poi lingua italiana non è facile, non è come inglese che è più facile, ma lingua italiana è difficile. Però oltre alla lingua c'è anche un concetto proprio di conoscere usi e costumi e tradizioni e culture diverse, non è una cosa semplice. Prendo spunto dal fatto che uno di voi ha il turbante, l'altro no, per fare proprio la battuta classica delle persone che non conoscono, dicono loro sono quelli col turbante che ne so chi sono, non capisco che fanno, non conosco la loro cultura. La prima cosa che vorrei dire è che nessuno, anche se appartiene a una comunità, fa parte di una divisione a compartimenti stagni, cioè il fatto di essere italiano, il fatto di essere cattolico, sikh, il fatto di essere di una nazione, di una cultura, di un'etnia, non vuol dire che tu appartieni totalmente a quella ed è un noi contro voi, loro e gli altri. Ci sono diverse usanze, tradizioni, culture che possono essere prese da diverse persone appartenenti a quella comunità, e l'importante in qualche modo è conoscerle, anche al vostro interno. Quindi, parlando alle persone magari sinalunga che non mi conoscono, ci sono differenze. Questo non vuol dire che tutti siete della stessa religione, ad esempio. Come hai detto prima, che lui c'ha il turbante, che io non c'ho il turbante, ma anche quando vedete al giro un indiano che è senza turbante, ma non vuol dire che quello non è religioso, ma anche lui è religioso, però non c'ha turbante. Però uno che c'ha turbante, c'ha la barba lunga, vuol dire che è un Sikh completo. Poi noi Sikh, noi rispettiamo tutte le religioni, che non è che noi siamo Sikh, che noi rispettiamo solo la nostra religione, basta, noi rispettiamo tutte le religioni. Assolutamente. E noi vogliamo pace per tutti. Ci sono state delle esibizioni di danza, appunto, da parte vostra, anche qualcuno di voi si è esibito sul palco. Ecco, è lui. Quindi com'è andato questo evento di lunedì? È andato molto bene, siamo veramente contenti di aver, diciamo, mostrato anche una parte della nostra cultura alle persone, e anche la risposta delle persone è stata meravigliosa. Quindi infatti, come si diceva prima, integrazione c'è, infatti c'è la voglia da tutte e due le parti di sapere la cultura delle altre persone, e dalla parte nostra di diffondere la nostra cultura, di sapere, di far sapere chi siamo. C'era poco tempo per prepararsi, però infatti siamo veramente contenti, è andata bene. Infatti c'è un nostro amico che, infatti, anche quando era giù in India, lui faceva parte di un gruppo di ballo, ci ha insegnato, e dopo il lavoro, dopo la scuola, uno dei nostri amici veniva dopo la scuola e fa fare questo, e è andata veramente bene. Vorrei imparare i passi del ballo per ballare anch'io insieme, perché alla fine io credo che comunque non è tanto l'arte, ma insomma le usanze culturali sono anche una forma di comunicazione, sì, che travalicano, laddove magari la lingua può essere una difficoltà, infatti, il movimento del corpo può essere anche un modo, infatti, per linguaggio del corpo. Cioè, quindi ballare insieme secondo me è un po' una cosa, è come il mangiare insieme. Sì, anche ieri sera insieme a noi c'era anche altra parecchia gente, brasiliani, italiani, che ballavano tutti. È stata una serata divertente. Per questa possibilità che abbiamo avuto ieri di dimostrare la nostra cultura, ringraziamo veramente dal cuore il Comune di Sinaloa, perché ci ha dato appunto la possibilità di dimostrare la nostra cultura. E infatti speriamo, infatti, ancora nel futuro, cioè siamo veramente sicuri che infatti si farà altre cose del genere nel futuro, per infatti uno scambio culturale, un'integrazione culturale ancora più forte. Ecco, ad esempio, una delle forme di integrazione anche a livello sociale avviene attraverso lo scambio tra associazioni. E ci sono stati dei ragazzi nostri che, infatti, per esempio calcio, che facevano parte delle scuole di calcio, poi per un motivo o l'altro infatti non sono andati avanti, però infatti o nelle scuole di calcio, oppure, diciamo, le persone che fanno, per esempio lui, che hanno partecipato alle comunali. Era una prova, e tanto tutte le cose vanno provate. Io
e volevo provare questa cosa e ho provato, ora ho visto tutto e come funziona il mondo e sono contento, diciamo. Altre due domande, poi vi lascio liberi. Sì. Quali sono i vostri piatti tipici locali preferiti che trovate qua alla Piazza Lunga? Cioè, io tutte le volte che vengo e mangio la porchetta che mangia la porchetta con panina, quindi ora lui come non mangia la carne e non lo so, lui cosa... Parto i formaggi, infatti ci sono i formaggi famosi di zona, infatti provo quelli, oppure dei panini, o dei, so, dei stand, diciamo, artigianali, delle aziende locali che portano i loro prodotti, non la carne, però ci sono altri prodotti, ci sono i dolci, ci sono i panini, ci sono i formaggi. Ci sono tante cose da assaggiare. Infatti, ci sono tantissime altre cose. Quindi è fiera di Sena Lunga da mangiare un ti manca niente. C'è una cosa delle tradizioni italiane o di Sena Lunga magari che portereste in India e viceversa? Sarebbe interessante proprio come connubio. Diciamo per iniziare che tutte e due le culture sono molto legate alla tradizione, quindi sia la cultura italiana, sia le persone italiane che le persone indiane rispettano veramente la loro cultura. E l'unica cosa infatti sarebbe da insegnare diciamo, la cultura anche ai ragazzi giovani, sia qua che in India, e magari che loro portino questi valori sempre dietro, anche se magari vanno da un'altra parte integrandosi, però portando anche i nostri valori, quindi facendo uno scambio culturale molto forte. Io vi ringrazio, anzi spero di poter ripetere quanto prima possibile questi eventi e spero di poter riparlare con voi quando volete. Grazie mille. Grazie, è stato un piacere. È stato veramente una bella cosa. Grazie e buona fiera anche a voi. Grazie mille, buona serata.